Cari colleghi professori, cari studenti ed ospiti, amici tutti, vi do un cordiale benvenuto a nome della Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa e a nome anche di tutta la Pontificia Università Gregoriana, a questo originale, diciamolo subito, originale convegno Dolce e la Luce. La luce, esperienza di Dio nella storia. Sono molto lieto di vedervi qui convenuti in questa aula magna della Gregoriana e di potervi salutare cordialmente tutti. E vi ringrazio per la presenza, è certo lodevole con questo tempo di oggi, con la pioggia, quindi apprezziamo la vostra presenza. Grazie ancora. Questo convegno si avvale del coordinamento scientifico di alcuni docenti del Dipartimento dei Beni Culturali della Chiesa, della Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, Lidia Salviucci in Solera e i padri Andrea Dall'Asta e Jean-Paul Hernandez. Sono loro gli ideatori e i principali organizzatori di questo evento. A loro va in primo luogo e subito all'inizio il nostro apprezzamento e la mia, e non dubito minimamente, la nostra riconoscenza. Hanno fatto un grande lavoro. Il titolo del convegno è tratto dall'Ecclesiaste, dal libro dell'Ecclesiaste, Dolce 11, capitolo 11, 7. Dolce è la luce e agli occhi piace vedere il sole. Gli stessi curatori hanno spiegato nel programma tale scelta. Cito: vedere significa riconoscere le cose del nostro mondo, dare un orientamento al nostro cammino, mettendo in luce quanto è più originario nell'esistenza umana. L'intento di questo convegno consiste infatti nel delineare un percorso nel quale far emergere una storia della luce, colta in alcuni suoi punti salienti, in un'interdisciplinarietà tra scienza, filosofia, teologia, liturgia, arte, architettura, cinema. Sulla luce sono stati scritti molti studi, ma tutti fino ad ora settoriali. Per la prima volta, invece, ed è questa l'attualità di queste giornate di studio, per la prima volta si cerca di offrire uno sguardo più vasto ed insieme, che possa poi permettere di compiere confronti e dialoghi tra le varie discipline. Come si può constatare dal programma del convegno, si tratta di due intense giornate, suddivise in ampie tematiche. Oggi, nella mattinata, luce e teologia, e nel pomeriggio, la luce genitrice di vita. Domani, nella mattinata, rivelazioni della luce, e nel pomeriggio, luce dell'incontro. Le sessioni sono composte da un nutrito et eterogeneo numero di relatori provenienti da importanti istituzioni. Ancora una volta ringrazio tutti i relatori per aver accolto il nostro invito e per essere oggi e domani con noi. È evidente che la vastità degli argomenti che si possono legare alla luce non si potrà esaurire completamente in questi incontri. Nonostante l'alto livello scientifico di ciascun contributo. Al contrario, invece, ne sono sicuro proprio per questa esclusiva ed eccellente selezione accademica dei relatori. Emergeranno spunti e riflessioni più che abbondanti per soddisfare le aspettative degli uditori qui convenuti. Rivolgo quindi a tutti voi, e mi permetto di salutare ancora il padre rettore che è apparso. Dove? Ecco, l'ho visto poco fa, l'ho visto qua.
Quindi salutiamo il rettore magnifico, il padre Nuno da Silva Gonsalves. Rivolgo quindi a tutti voi l'augurio di una proficua partecipazione al convegno. Teniamo presenti ora, e non solo ora, le parole di San Paolo riguardanti la realtà della nostra esistenza, del nostro essere. Voi, fratelli, non siete nelle tenebre. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Siamo tutti figli della luce. Grazie dell'attenzione e buon lavoro. Buongiorno, voglio portare in maniera molto breve i saluti del Dipartimento dei Beni Culturali, entro la cornice entro la quale si svolge anche questo convegno e che quindi diciamo avrà uno sviluppo, appunto, vedremo in questi giorni il suo sviluppo. Gesù dice di se stesso nel Vangelo di Giovanni: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Una luce quindi che si manifesta spesso in contrapposizione ad un buio interiore, oltre che fisico, ma che si rende visibile anche materialmente nello spazio sacro, nella liturgia e nella vita quotidiana. Si pensi fin dall'antichità alla luce delle lampade votive che ardevano appunto sulle tombe dei martiri. Si pensi alla posizione dei candelieri sull'altare, codificata fin dai tempi di Papa Innocenzo III. Si pensi nella liturgia pasquale, nella veglia di Pasqua, al canto dell'Exultet, un vero canto in onore, un canto di luce, dove il diacono dice e canta soprattutto: gioisca la terra inondata di tanta luce, risplenda del fulgore del Re Eterno e goda del dileguarsi delle tenebre che avvolgono il mondo. Una luce che anche orienta la nostra vita, orienta la liturgia, orienta la preghiera. Se pensiamo al Vangelo di Matteo, che ci dice di Cristo che come folgore viene da Oriente e brilla fino ad Occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Un principio, quello della luce, che orienta appunto la vita, la liturgia, la preghiera del cristiano, e a volte ha orientato anche gli edifici di culto che nella Roma paleocristiana avevano, come sappiamo, delle facciate aperte per permettere questa luce, alla luce che inondasse l'aula del culto, l'aula liturgica, in modo tale che celebranti e fedeli potessero essere rivolti verso quella luce che appunto risplende come folgore che viene da Oriente a salvarci. Quindi spero che durante queste due giornate di studio gli aspetti strettamente anche legati ad un recupero che in antico c'era del significato della luce, legata alla salvezza, alla liturgia e all'orientamento, possano trovare anche un adeguato spazio e discussione. Buon lavoro e grazie. Buongiorno. Dopo i saluti di benvenuto del padre Inglot e del professor Bucarelli, e anche vorrei darvi il benvenuto a tutti a questo convegno così interessante sulla luce. I lavori di questa mattina saranno centrati su luce e teologia. Devo dire che mi ha incuriosito perché mi sono trattenuta un po' a cercare nei dizionari di teologia se si trova la voce luce. E curiosamente, pur essendo un tema così importante e centrale, non l'ho trovato. Sì, in teologia biblica, ma in teologia sistematica sembra che è un tema scordato. E tuttavia è continuamente presente. E allora mi sono chiesta come mai un tema così presente
un tema che guida veramente la vita cristiana. Abbiamo appena sentito anche questi riferimenti biblici importanti. Come mai il cognome presente come dovrebbe nelle nostre riflessioni teologiche? Allora, credo che i lavori di questa mattina possano essere uno slancio per riprendere in mano l'importanza di questo tema. Credo che non soltanto è importante guardare lo studio della Bibbia, anche ci sarà una relazione a guardare questo, ma anche i lavori di questa mattina ci aprono a guardare questo tema in un modo interdisciplinare. Luce e teologia, ma è anche legato all'arte, all'architettura, alla scienza e ovviamente allo studio biblico. Credo che le quattro relazioni di questa mattina ci aiuteranno veramente a fare questa visione ampia, allargata a questo tema della luce. Nella mattinata, ecco, faremo prima sentiremo due relazioni, faremo una pausa e dopo le altre due relazioni ci sarà anche uno spazio, speriamo, uno spazio per poter fare delle domande e approfondire alcuni punti particolari. Quindi invito i relatori di questa mattina a venire qui. Nella prima relazione del professore il padre Andrea Dall'Asta, l'istante della luce tra dramma e gloria. Andrea Dall'Asta è direttore della Galleria San Fedele di Milano e anche della raccolta Lercaro di Bologna. Nel 2014 ha fondato a Milano il Museo San Fedele, itinerari di arte e fede. La sua attenzione è rivolta sia al rapporto tra arte, liturgia e architettura, di cui anche ha partecipato in questa scia in diversi progetti, sia anche all'analisi dell'immagine come strumento di formazione del mondo artistico giovanile, di dialogo tra arte e fede e di promozione della giustizia. È docente qui alla Pontificia Università Gregoriana e ha pubblicato diversi articoli su civiltà cattolica e anche su alcuni quotidiani come L'Avvenire. Oltre a numerosi saggi, ha scritto alcuni testi come La luce, splendore del vero, percorsi tra arte, architettura e teologia, dall'età paleocristiana al barocco. E anche La croce e il volto, percorsi tra arte, cinema e teologia. Quindi gli diamo la parola. Chiedo gentilmente se si può abbassare la luce nella parte inferiore, se è possibile. Ecco, grazie. Buongiorno a tutti. Il mio compito è un po' un compito introduttivo su un tema che è necessariamente vastissimo. Mi sono chiesto, ma che cosa poter presentare dal punto di vista artistico? Vediamo un'immagine di Venezia, un'immagine della creazione del Nartece della Basilica di San Marco su fondo oro, in cui campeggia, tutte le scene campeggiano sulla luce. Certamente la luce fa emergere un'esperienza originaria dell'uomo, fa vivere forme, colori, individua gli oggetti, dando loro volume e profondità, creando relazioni. La luce è un'esperienza fisica. Tuttavia, in una costante dialettica tra vita e morte, gloria e dramma, da sempre la luce è un potente simbolo della presenza del divino che illumina la storia umana. La luce come potente simbolo del divino.
E se guardiamo la storia dell'uomo dall'età paleocristiana a quella gotica, dal Rinascimento al Barocco, la storia della luce è centrale per comprendere la nostra contemporanea visione del mondo occidentale, che si basa fondamentalmente sulla prospettiva centrale, senza la quale non sarebbe possibile comprendere l'esperienza di Galileo che pone le basi per l'epistemologia moderna e per gli sviluppi della fotografia e del cinema. Prospettiva, luce, fotografia, cinema, concepiti secondo una direttrice a fondamento della civiltà occidentale. E non dimentichiamo come nel campo della ricerca artistica la scoperta di Galileo del cannocchiale, occhio artificiale che permette di vedere in modo inedito il mondo che ci circonda, il cielo sopra di noi, si porrà al centro del realismo occidentale, portando alle estreme conseguenze le invenzioni portate avanti da Brunelleschi. L'innovazione tecnologica dello strumento ottico determinerà fino a oggi la storia dell'immagine, il nostro modo di vedere il reale, di esplorare scientificamente il mondo. Il cannocchiale come luogo, come strumento centrale, sia per la ricerca artistica, sia per la ricerca epistemologica, a fondamento scientifico del mondo. E se guardiamo la storia dell'Occidente, in un progressivo passaggio nei secoli da una luce teologica ad una luce fisica, come in un passaggio dalla teologia alla fenomenologia, luce fisica che sarà poi indagata soprattutto dagli impressionisti francesi, la storia della luce diventerà nel Novecento una ricerca sul senso più profondo dell'uomo, del suo essere nel mondo, alla ricerca di significati da esplorare. Per parlare di luce, per iniziare sulla luce, mi è venuta un'idea, devo dire, pazza, folle. Comparare, mettere a confronto due artisti, Caravaggio e Vermeer, due giganti, e due modi completamente diversi di esplorare il tema della luce. Apparentemente uno potrebbe dire, ma qual è la relazione dell'uno con l'altro? Tuttavia si possono rimarcare analogie e differenze che, grazie ai quali è possibile trovare punti comuni. Vivono a distanza di pochi decenni, l'uno nel centro della cultura del tempo, Roma, Caravaggio, per poi compiere un proprio percorso nel sud Europa, da Napoli a Malta, a Messina, lo conosciamo molto bene, la storia di Caravaggio. L'altro, Vermeer, vive sempre nella sua piccola Delft, piccolo villaggio nell'Olanda del nord Europa. Se uno è profondamente impregnato dal cattolicesimo, non dimentichiamo che Caravaggio è di origine lombarda, profondamente segnato dalla spiritualità borromaica, Vermeer si convertirà al cattolicesimo solo in un secondo momento della sua vita. Tuttavia, molto diversi, tuttavia nella loro pittura entrambi fanno uso degli strumenti ottici, delle lenti, anche se il tema è ancora oggetto di studio, ed entrambi sono considerati in qualche modo come punti di riferimento per l'arte moderna. Ma in che modo? In Caravaggio la sua ricerca del vero, così come sottolineano già i contemporanei di Caravaggio stesso, la ricerca del vero segnerà tanto la pittura dell'Ottocento francese. Pensiamo a Courbet, ma pensiamo che anche Cézanne si interesserà alla pittura caravaggesca. E celebre la frase del poeta Giovan Battista Marino e del poeta Il fin la meraviglia. Ma la meraviglia di cui parla Marino è stata molto spesso mal interpretata,
La meraviglia non è da mettere in relazione all'ideale barocco del bizzarro e al suo antinaturalismo, allo stupore generato dalla complessità dell'artificio letterario o pittorico, quanto piuttosto la meraviglia è legata alla perfetta rappresentazione del reale, alla capacità mimetica di riprodurre, di restituire fedelmente la natura a partire dalla percezione ottica. Essere aderenti al vero. L'aderenza al vero. E così come è stato sottolineato da alcuni critici, potrebbero essere queste le premesse artistiche che anticiperebbero quelle dell'impressionismo. L'aderenza al vero, l'aderenza alla percezione. Per Vermeer, lo vediamo nella parte destra dell'immagine, la tecnica del pointillé che mette in scena la vibrazione della luce e l'accostamento cromatico dei colori fondamentali del rosso, del giallo e del blu, che saranno poi tanto studiati dall'impressionismo. Rosso, giallo, blu, i colori fondamentali, e la tecnica del pointillé che noi possiamo vedere per esempio in questa parte dell'immagine o in questa parte del tessuto della ragazza o ancora nella parte del cappello. Il pointillé che diventerà appunto di riferimento essenziale per la tecnica impressionistica. Ma non solo, lo sfocato, come vediamo in questa parte dell'immagine, così come in questa parte dell'immagine, lo sfocato sembra in qualche modo anticipare l'obiettivo, lo sfocato dell'obiettivo fotografico, come se Vermeer, nella rappresentazione delle proprie scene, avesse utilizzato delle lenti e avesse tentato di rappresentare il modo con cui l'uomo percepisce gli oggetti attraverso una lente. Ma che cosa comunicano Caravaggio e Vermeer dal punto di vista dell'esperienza dell'uomo nei confronti di Dio, della grazia? Quale Dio viene messo in scena, viene interpretato? Abbiamo parlato di anticipazione della modernità, ma quale visione di Dio? Luce, teologia. Partiamo da Caravaggio. Certamente li conosciamo tutti, siamo a Roma, il martirio di San Matteo, Cappella Contarelli, San Luigi dei Francesi. Certamente rispetto all'arte bizantina e rinascimentale Caravaggio instaura un nuovo regime dei colori della luce. Se gli artisti rinascimentali concepivano la tela a partire da un fondo di gesso che preparava la stesura della tela stessa, Caravaggio, al contrario, sostituisce un fondo scuro rosso-bruno. Parte dalla tela con un fondo rosso-bruno, sul quale pone le ombre più forti e le luci più violente. Il chiaroscuro passa quindi da un massimo di luminosità a un massimo di oscurità attraverso una molteplicità di passaggi, degradazioni di toni e una progressione infinita della luce. E l'immagine, sia rispetto al mondo bizantino, sia rispetto all'arte rinascimentale, cambia radicalmente la sua modalità di presentarsi. Se il fondo si presenta come rosso-bruno, le immagini, le figure cambiano completamente la loro modalità di presentarsi, le figure emergono dal fondo come se fossero testimoni della natura oscura da cui emergono. Dal fondo scuro emergono figure di luce. C'è come in Caravaggio una inseparabilità del chiaro e dell'oscuro, è come se luce e tenebre appartenessero allo stesso luogo indistinto da cui scaturisce la dialettica cosmica. Certamente con Caravaggio nasce una nuova estetica in cui le tenebre
assumono una nuova consistenza. Se nell'arte bizantina non c'era l'ombra, ma si poteva parlare di pallida ombra, vale a dire di diminuzione di intensità di luce, di intensità luministica, per ottenere Caravaggio, per ottenere l'inedito effetto di incidenza dei raggi in un ambiente oscuro, cambia completamente il modo di illuminare lo studio. Infatti, il pittore dipinge le scene in modo artificiale a partire da uno studio completamente dipinto di nero, a partire da un'apertura dall'alto in modo che la luce investa lo spazio creando un forte effetto chiaroscurale. È proprio il grande critico Parronchi che indica un testo del 1620 per spiegare questa intuizione caravaggesca, che fa uso del concetto di camera oscura o di camera ombrosa, che avrà poi tanto successo nei secoli successivi, pensiamo per esempio a Bellotto, a Canaletto, e il cui utilizzo consiste nel dare piena consistenza alla verità dell'immagine, nell'offrire quel realismo magico di cui si è tanto spesso parlato, di indubbia suggestione. E in questa stanza, Caravaggio, stanze con le pareti colorite di nero, Caravaggio raggiunge un esito straordinario dell'ombra, che non è afona, sorda, come nella maggior parte dei suoi imitatori. Chiaro, scuro, luce, ombra. Ma come ottiene questo effetto particolare, come per esempio nel Martirio di San Matteo? Ed è ancora Parronchi che spiega che se un raggio di luce, ci troviamo all'interno di una caverna oscura, se un raggio di luce attraversa una caverna oscura, il raggio di luce non viene pienamente percepito, passa come inosservato. Vale a dire, questo raggio luminoso non riesce ad illuminare la totalità della caverna. Tuttavia, se questo raggio luminoso incontra una mano che si alza, quella stessa mano sarà illuminata, ma al contempo sarà illuminato anche di riflesso tutto lo spazio circostante. Ed è questo che sarà una grandissima differenza tra il modo con cui Caravaggio riuscirà ad ottenere il chiaroscuro, e non semplicemente come i suoi imitatori, in cui c'è un flash che illumina direttamente la scena, ma rendendo il chiaroscuro in qualche modo afono, sordo. Le figure diventano trasmettitrici di luce. Molto interessante. Così come accade, per esempio, nella scena della vocazione di San Matteo, che nota, conosciamo molto bene, anch'essa nella Cappella Contarelli. Anche in questo caso la scena si concentra sulla luce, è un quadro indagato tantissime volte, studiatissimo, un raggio luminoso irrompe nella scena come se potesse arrestare il tempo per un istante, per una frazione minimale di tempo, quasi fosse un fotogramma. E questo un raggio che sembra emettere una luce breve e accecante, per poi scomparire subito dopo, per lasciare la scena nell'oscurità in cui era immersa. L'irruzione improvvisa e in attesa della luce crea una sorta di atmosfera di sospensione che concentra l'attenzione sull'azione e definisce il momento della scelta. E in modo particolare nella vocazione di San Matteo tutto sembra concentrarsi sul dialogo tra Cristo e Matteo. E questo è il momento di massima intensità spirituale, un istante di dramma. L'entrata della luce mette in scena un istante di dramma. Un legame inseparabile tra la luce che scende dall'alto e Cristo che entra nella scena è stabilito. L'irruzione di Cristo nella scena è l'irruzione di Cristo, luce nella vita di un uomo. È la grazia di Dio che entra nella storia dell'esperienza umana.
E nella vocazione di San Matteo noi vediamo molto bene come un dialogo tra Matteo e Cristo sembra instaurarsi. Seguimi chi io, proprio io. Lui, pubblicano, è chiamato. La vita di Matteo è sospesa a una parola, una decisione. Nel divenire di questa luce non c'è che l'istante strappato all'oscurità e al silenzio. La luce arresta, restituisce un momento particolare, irripetibile, della più grande intensità spirituale. È il dilemma. L'entrata della grazia, l'entrata di Cristo luce, grazia, segna il dramma della decisione. Vieni, seguimi. Chi io, proprio io. L'entrata di Cristo luce compie, permette a Matteo di compiere una decisione. E la scena nella vocazione è come interrotta, sospesa. C'è l'avvenimento inatteso del gesto di Cristo, accompagnato dall'apparire improvviso della luce, dopo questa chiamata. Ci sarà un sì o un no, il rifiuto o l'obbedienza. Tuttavia dal quadro, e questo è un aspetto tipico di Caravaggio, non è possibile dedurre una risposta. Perché? Perché è il fedele che deve continuare il racconto. Cristo luce, che si staglia su di un fondo nero. Ma si comprende l'importanza dello sfondo nero. Se Caravaggio rinforza il nero, come dice un critico di poco successivo alla vita di Caravaggio, se Caravaggio rinforza il nero che separa e stacca violentemente le figure dal fondo, è per ottenere un effetto visivo. Ma se il fondo diventa nero, solo il raggio di luce può illuminare la forma, ma questa forma è l'uomo che si presenta sulla scena della vita nella verità della propria esistenza. L'emergenza del rilievo sul fondo non è dunque in relazione di una funzione spaziale, ma di un nuovo ordine spirituale interpersonale. La luce non è semplicemente un stratagemma pittorico, ma l'intervento della luce all'interno di questa stanza pinta di nero segna un nuovo ordine di carattere spirituale e teologico. Se l'uomo è immerso nell'oscurità, questa luce proveniente dall'alto permette di riconoscere un senso. Ed è Cristo, questo senso, che entra nella storia di ciascuno perché ciascuno possa trovare una risposta mediante la luce della grazia. Questo che cosa vuole dire? Vuole dire che l'assoluto, la grazia, si manifesta nella relatività di un fatto quotidiano. L'assoluto, Matteo, sta contando il denaro del frutto della giornata insieme agli altri suoi compagni, ma l'assoluto, l'entrata della grazia nella vita di Matteo, l'entrata di Cristo luce, si manifesta nella relatività di un fatto quotidiano. Vale a dire che la contingenza è elevata, innalzata all'universalità. Lo spazio sacro è trasposto non tanto sul piano dei contenuti, quanto piuttosto nella coscienza dell'uomo. E Dio si rivela chiamando, strappando l'uomo all'oscurità. La contingenza è elevata all'universalità e l'assoluto si manifesta nella relatività di un momento di vita quotidiana. Ma proprio questo momento contingente è un momento assoluto, perché lì si decide il sì o il no. È l'istante del dramma, l'istante della decisione, l'istante del rifiuto o dell'obbedienza. E in questo senso, se pensiamo all'arte all'arte della Controriforma, la posizione di Caravaggio è certamente rivoluzionaria. L'arte non è nobile per la perfezione dei suoi contenuti, ma perché sa rappresentare l'uomo nella sua capacità di vivere fino in fondo il dramma della propria coscienza, di rispondere a Cristo che chiama. Cristo si fa presente a tutti,
La luce illumina tutti i personaggi, ma occorre riconoscerlo. Occorre riconoscere quella luce perché è quell'istante in cui entra Cristo luce in quella stanza picta di nero, si trasformi in quello della grazia. L'istante, perché l'istante si trasformi nel passaggio della grazia, della comunicazione di Dio fatta all'uomo. In quell'istante Dio si comunica all'uomo. Ora, è stato più volte sottolineato come il lampo di luce della vocazione sembra apparire per poi scomparire immediatamente come un flash che illumina e si ritira. Cristo, chi è Cristo? Cristo è colui che passa. E nella vocazione Cristo sembra proprio ritornare sui suoi passi dopo essere entrato nella scena, aspetto che pochissimi hanno notato, anzi credo nessuno. E Cristo entra nella scena, ma se si vede la posizione c'è troppa luce, nell'immagine non è molto chiara, ma Cristo sembra immediatamente ritornare sui propri passi. Cristo è colui che passa. Ed è questo un aspetto specifico dell'opera di Caravaggio, che lo distanzia in maniera abissale rispetto, per esempio, ai fondi oro dell'arte bizantina, in cui lo sfondo oro avvolge e trasfigura ogni realtà umana dall'eternità del mondo per trasfigurare la realtà che ci circonda, ma è anche molto diversa dalla luce fenomenologica del Rinascimento italiano. Per Caravaggio che cos'è il tempo? Il tempo diventa il passaggio della grazia fatta all'uomo dello svelarsi di Dio. Il tempo per Caravaggio diventa l'istante di un raggio di luce che ha il potere di ritirarsi. E dopo questo passaggio, il vuoto e l'ombra che riconquisteranno la scena della vita umana non sono più semplicemente un'oscurità, un negativo, un silenzio che rimettono ogni cosa nell'indeterminato, ma avrà compiuto la trasformazione di Matteo. Cristo passa nella storia dell'uomo perché la sua vita sia trasformata alla luce della grazia, ma come Matteo, altri personaggi caravaggeschi saranno illuminati da questa luce teologica. La Maddalena, la luce della grazia. La Maddalena è sul punto della conversione, ma anche in questo caso siamo chiamati a continuare il racconto. Quale sarà la sorte di Maddalena? Gli oggetti, strumenti del suo lavoro, boccetto di profumo, i gioielli sono gettati a terra, ma noi vediamo semplicemente Maddalena che sta piangendo. Quale sarà il futuro? Porta ancora gli abiti da cortigiana? Oppure l'urgenza della carità nelle sette opere di misericordia, in una intersezione tra opere di carità e gesto liturgico compiuto dall'angelo che scende dall'alto, come segnare a una profonda e incredibile continuità tra gesto sacramentale e attività concreta della carità. Oppure, ancora, la morte della Vergine, la luce della grazia che entra nella parte sinistra della scena, che illumina colei che è ricolma della grazia di Dio. Oppure, ancora, Paolo di Tarso, la conversione di San Paolo, la luce che scende dall'alto per abbracciare Paolo, che con le braccia aperte disegna la figura dell'orante come per accogliere la luce in un'assimilazione della sua vita alla vita di Cristo. La luce, Cristo, luce, grazia, chiede di essere abbracciato da Paolo che apre le braccia come un alter Christus. E così la cena in Emmaus, Cristo che scompare nel momento della condivisione della fraternità del pane. Essere chiamati per Caravaggio vuol dire essere creati, nascere. Essere creati significa passare dalla luce alle tenebre.
dalla tenebra alla luce, scusate, è l'avvenimento dell'unità della vita e della morte perché la vita possa trionfare. E da questa nuova creazione Levi si chiamerà Matteo e il passaggio di questa luce segnerà la nuova identità di credente. L'istante, il passaggio della grazia, segna la nuova identità del fedele che grazie a questo passaggio può rispondere con il proprio sì e da Levi può diventare Matteo. È l'istante del dramma, della presa della decisione, in cui ciascuno è chiamato alla verità della propria coscienza. Istante del dramma. Vermeer. Chiaramente con Vermeer ci troviamo in un mondo completamente diverso e la luce caravaggesca è molto diversa rispetto a quella messa in scena da Johannes Vermeer. Nasce nel 632, Caravaggio muore nel 1610. Ma anche nei dipinti del grande artista olandese la luce è protagonista. Tuttavia, se in Caravaggio la luce illumina colori dalle tonalità ocra, e Caravaggio ci teneva a queste tonalità ocra, che emergono con decisione e forza dal fondo scuro, Vermeer invece, come vediamo da questo quadro, ha una predilezione per i colori primari del rosso, del giallo, del blu, e nell'opera di Vermeer tutto si fa forma e colore. E come nell'astronomo del Louvre, tutto appare concepito, ma anche in Caravaggio, e tutto appare concepito nel restituire la verità del dato fenomenico, ricerca del vero per entrambi, ma ottenuto secondo modalità completamente diverse. E Vermeer cerca di mostrare fedelmente come le superfici reagiscano e si manifestano nella luce. In questo senso, i dipinti di Vermeer, grazie agli effetti luministici, e ce ne rendiamo perfettamente conto a partire dell'illuminazione che proviene dalla finestra alla sinistra, alle ombre, ai riflessi atmosferici, alle lumeggiature dei tappeti, le scene di Vermeer in qualche modo sembrano più vicini al vero dei dipinti italiani, che si fondano sul principio della prospettiva centrale della finestra albertiana. Vicini al vero, l'aderenza al vero, alla percezione, sempre in una ricerca di sintesi tra percezione e teologia. Così nelle sue opere ci accorgiamo come i contorni siano sfumati. Lo vediamo molto bene nell'opera precedente, grazie alla sovrapposizione continua di leggeri strati di colori. Non può essere più grande la distanza tra Vermeer e la scuola fiorentina, se la scuola fiorentina del Rinascimento, pensiamo al 400, Botticelli, delimita gli oggetti dal fondo con un disegno netto e preciso. Vermeer, al contrario, sembra dirci che i volumi vivono e respirano nello spazio. I volumi sembrano masse atmosferiche. Guardiamo le scene. Le scene sono tratte da una realtà quotidiana, osservata con cura. È un astronomo, un semplice astronomo, che sta contemplando, guardando, osservando un astrolabio. Osservato con cura, con attenzione, amore. Tuttavia non possiamo dire in Vermeer che si tratti di una scena di genere. Vermeer non mostra la prosaicità, la banalità, la ripetitività delle azioni, così come possiamo trovare in tanti quadri, in tanti episodi fiamminghi del Seicento, quanto piuttosto ne ricerca il significato più profondo, cerca di svelarne come una misteriosa bellezza. E certamente Vermeer va ben oltre le coeve scene di genere. Vermeer sembra dipingere immagini di pura visione, di contemplazione, intrise di luce, di ombre, di toni, di colori. Guardiamo, per esempio, una
la donna che versa una brocca d'acqua, e tutta la realtà si fa gioco di riflessi, di lumeggiature, di frammenti, di scintille luminose che danno vita alle forme e ai volumi, e sono ripresi in interni, pacatamente illuminati da una finestra laterale. È un gesto semplice, umile. Cosa c'è di più semplice e umile che non versare dell'acqua in una brocca di metallo? Oppure il semplice gesto di versare del latte in un recipiente di terracotta? Tuttavia, se noi contempliamo questa immagine, la scena sembra come immersa in un silenzio metafisico. Per rendere visibile lo scintillio della luce, Vermeer introduce la tecnica del pointillé. Vediamo un dettaglio della lattaia che avrà tanta fortuna a partire dall'impressionismo. Guardiamo i cestini di vimini, guardiamo il pane, la brocca di terracotta, i metalli, il corsetto della giovane donna, così piccola, date le dimensioni del dipinto, ma il corsetto, così come la donna, è pur magnificamente solenne e maestosa. Ma la stessa tecnica del pointillé noi la potremmo vedere ancora nella splendida veduta di Delft, dalle barche ai tetti, alle facciate di mattoni delle case. E l'atmosfera appare condensarsi sulle superfici in delicati e brillanti sfavillii. È come se la realtà fosse abitata da una dolce luce che l'anima la rende viva. Una luce che consegna le cose al proprio destino, alla loro meta definitiva, alla loro pace. Una luce che non è semplicemente una luce fisica, ma una luce che consegna le cose all'eternità. E se in Caravaggio l'irruzione della luce introduce nell'istante del dramma di una decisione definitiva in cui l'uomo mette in gioco la propria vita, in Vermeer la luce si fa armonia, si fa epifania dell'armonia di un mondo da cogliere nella sua serena intimità familiare. Quell'attimo effimero è consegnato all'eternità. Nella descrizione di una carta geografica, nel riverbero di una stoffa in un recipiente metallico, nell'incidenza della luce su di una parete, nel sommesso scorrere dell'acqua su cui si rispecchiano le case di Delft, la lettura di una semplice lettera, Vermeer trasfigura quell'attimo passeggero e ordinario in quell'istante sospeso, in quell'evento sublime e irripetibile. Ed è questo il motivo per cui una semplice scena di vita quotidiana assurge a istante assoluto, a momento della vita, colto nella sua straordinaria bellezza e intensità, ad un attimo ripreso nella sua massima tensione umana ed esistenziale, ma attraverso un gesto ordinario, comune: versare dell'acqua in una brocca, del latte, veduta di Delft, leggere una lettera, specchiarsi allo specchio. L'universale è colto nel particolare di una cultura, nella semplicità e nell'intimità di un attimo apparentemente senza valore, come per esempio nel piccolissimo e strepitoso, straordinario, monumentale dipinto della Merlettaia. Un quadro di una semplicità disarmante e di una profondità assoluta. Fare un ricamo, una scena qualunque, banale. Ma perché questa scena, che altrimenti cadrebbe nella triste banalità di un aneddoto, mi interpella? Che cosa mi sta dicendo di importante? Di che cosa sta parlando?
Che cosa vuole suggerirmi? Quale significato dare al suo modo di trattare la luce e al colore? In questa capacità di interrogarci e di suscitare in noi una risposta, il sensibile diventa il luogo di un incontro della profondità delle cose, della nostra interiorità. In questo senso, la luce non può essere in Vermeer un puro strumento che illumina uno spazio chiuso, come nella maggior parte degli autori coevi dell'artista. Ma la luce si fa presenza, la luce si fa rivelazione, la luce si fa epifania. Ogni evento umano diventa nobile e solenne poesia, diventa inno alle cose semplici della creazione. Un inno, un elogio alla semplicità del quotidiano. Ed è come se Vermeer fosse animato da una fede, da una fiducia profonda negli aspetti più umili e intimi della vita, che li trasfigura nella luce, e nella luce riscatta questi gesti, donando loro una pienezza di senso. E le scene sprigionano così speranza, passione, amore, affetto, sono come nella merlettaia, le scene bagnate da quella luce. Piccoli gesti, come questo di un pittore che sta dipingendo la modella, piccoli gesti all'apparenza insignificanti, sono restituiti con la straordinaria abilità del vedere dell'artista. Piccoli gesti diventano così assoluti, universali. Piccoli gesti, grazie alla luce, Vermeer li affida alla trascendenza, all'eterno. Piccoli gesti sono elevati a gloria. Il contingente è elevato a gloria. Caravaggio, l'istante del quotidiano è l'istante del dramma in cui si decide l'essere dell'uomo. In Vermeer, l'istante del quotidiano è elevato a gloria. In quell'istante l'uomo vive l'incontro più profondo e intenso con il Dio della vita. In entrambi i casi è il passaggio della luce che trasforma e trasfigura, riscatta l'esperienza dell'uomo. E noi, da quale luce siamo investiti? Grazie per l'ascolto.